direttamente dalla Sicilia stamattina. È il set fresco per fare i cannoni. Allora, ragazzi, prima di tutto si taglia la puntina della sac à poche, è la sac à poche, e si riempie il cannolo proprio come una vera pasticcera. Da-da! È buonissimo! No, allora, praticamente spiego la storia di questi cannoni. Allora, siamo Ocean, no? E quindi la cosa migliore, che è assurdo, eh? E quindi Ragazzi, no, in realtà non inizia così, what anything a day. Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi farò vedere che cosa mangio in un giorno. Questa diciamo che è più o meno la mia giornata tipo. Io sono solita fare 4 pasti, 3/4 pasti. Ultimamente non di più, una volta ne facevo 5, ma boh, per comodità non c'ho voglia di portarmi in giro sempre 800 cose. E quindi faccio colazione, spuntino. Poi andrò a allenarmi, pranzo che coincide con il post-workout e la cena. Quindi ragazzi, a questo punto incominciamo subito. Andiamo, 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 andiamo. Ed eccoci qua. Io spesso ricevo domande su come faccio l'avena. Io ragazzi la faccio proprio in modo semplice. Metto un po' di sciocchi di avena, un pochino di proteine perché la rendono un pochino più dolce e queste sono al gusto vaniglia, cannella, cacao amaro, latte vegetale e acqua. A questo punto sta bollendo, fra poco esplode tutto, quindi è che è pronto. Oltretutto a me è venuto molto liquido. Quindi se lo volete un pochino che si riapprenda, lo lasciate un pochino cuocere di più oppure mettete poca acqua. Serviamo. Che bel pastone. Poi metto sempre un po' di olio di cocco, che adesso facciamo l'uovo per non farlo attaccare alla padella. Cioccolatini sopra all'albume, vabbè, che vedete tra poco iniziano a sciogliersi. Allora, questo è il mio ovetto che tra poco ustiono Gianluca, però ok. Ed ecco qua la colazione. Allora, per me quindi uovo, questa qua è per il tè perché sennò mi macchia i denti. Poi le noci, una banana, sciroppo 0 calorie, ragazzi, buonissimo. Poi, vabbè, noci queste qua, il cioccolato che ho messo sull'albume, la mia avena, l'avena di Giallo che è il triplo praticamente. E qua Giallo, ciao. E i bonsai, ovviamente, certo. Ragazzi, comunque volevo dirvi che anche Gianluca ha un canale YouTube. Infatti, lui si occupa di viaggi. Questo qua è il suo canale YouTube. E diciamo che di solito lui è sempre in giro, infatti è strano che sia a Milano adesso, l'ho proprio beccato al volo. La colazione più buona di sempre. Esatto, che seguito da quello degli hotel, la mia è più buona. Quindi ragazzi vi lascio qua sotto il link in descrizione, iscrivetevi. Cosa dici tu? Ok Iscriviti al canale! ragazzi, dov'è lo sciroppo? Ecco qua. Sciroppino, 0 calorie. Poi io metto sempre qualche altro cioccolatino, poi anche l'avena, così. Caffè extra lungo proprio, cannella, ho sbracato. Ok ragazzi, sono uscita di casa, la giornata può cominciare. Ho un esame di statistica giovedì, quando uscirà il video, quindi quando uscirà il video in realtà l'esame l'avrò già fatto. Quindi full immersion di studio. Io di solito vado a studiare al bar, infatti anche oggi andrò lì e prenderò un cappuccino di soia e poi mangerò il mio spuntino che sono i miei amati anacardi. Farò un paio d'ore di studio, 3 ore di studio, poi andrò in palestra, mi allenerò e poi tornerò a casa di Gianluca a mangiare perché è molto vicino, quindi faccio tutte le cose in zona, insomma. A questo punto andiamo a studiare, ragazzi. Mi tocca!
è la condizione. Aiuto, che brutta, che brutta. E niente, è ora di andare a pranzare assolutamente, perché raga, ce la faccio più. Ok ragazzi, allenamento terminato. Mi sono lavata, ristrutturata un secondo, perché diciamo che ne avevo bisogno, avete visto, le mie condizioni erano imbarazzanti. E niente, queste sono le cose che mangerò per pranzo. Quindi abbiamo pasta integrale, pollo, sempre, perché, boh ragazzi, il pollo, cioè a me piace tantissimo, a parte che è molto versatile alla fine, basta insaporirlo un pochino con un po' di spezzette e diventa buonissimo. Olio di cocco per la cottura del pollo. Un po' di verdurine e io ragazzi la pasta me la faccio al sugo, perché comunque ragazzi il sugo di pomodoro è una delle cose più naturali. Valori nutrizionali abbiamo per 100 grammi soltanto 4 grammi di carbo e basta. Quindi secondo me al posto di mangiarsi il riso in bianco o la pasta in bianco, anche se mettete 100 grammi di passata di pomodoro, non succede assolutamente niente. E come fonti di grassi abbiamo l'olio, che è caduto il tappo. Di solito utilizzo anche del parmigiano sopra la pasta perché mi piace tantissimo, però mi sa che non ce l'abbiamo oggi. Io vi consiglio comunque di pesare sempre tutto, perché bisogna sapere, essere consapevoli di quello che si mangia, secondo me. Quindi adesso andiamo a pesare la pasta. Spezzo metà gli spaghetti per metterli nella pentola, perché uso quella piccola per metterci meno tempo, no? Però vabbè, sembra tipo la pastina. Adesso vi svelo un segreto. Allora, le carote si tagliano con il pela carote, però voi lo sapevate? Che si tagliano così? Prima o poi ci perderò un dito, però me l'ha insegnato Gianluca, io non ci avevo mai pensato. D'obbligo. Per dare un tocco in più al sugo, Gianluca mi ha insegnato anche questa cosa qua, di mettere un pochino di cannella all'interno. Ovviamente con il misurino delle pettine. Pasta pronta, ma siamo andate da ristorante, ma guardate che impiattamento, che carino. Dopo ci aggiungo un pochino di olio. Adesso prendiamo il pollo. Quindi, come sempre, olio di cocco, e pollo, sia per me che Gianluca, quindi è per questo che tantissimo. E poi aggiungiamo subito un pochettino di spezzette. Ecco qua anche il secondo. Abbiamo il nostro petto di pollo con sopra le spezzette e una bella insalatona che andrò a condire con del sale e un po' di olio. Anche il pranzo terminato, adesso con la pancia piena si studia. Ragazzi, statistica è una cosa allucinante, non vedo di farmi questo esame, guardate. Comunque adesso sto qua un pochino a casa di Gianluca, perché ragazzi, come avete notato, studio ovunque, ma mai a casa mia. Perché mi trovo molto meglio così, a casa mia mi distraggo tantissimo. Cioè mi metto a fare tutt'altro piuttosto che studiare. Almeno in altri posti sono obbligata per via di cose, devo cominciare. Ok ragazzi, ho una fame allucinante. È ora di cena, sono le 20:23. Questa sì, sono io, come mai vi rispondo per niente. E queste sono le cose che andrò a mangiare. Ve le faccio così vedere, così sono belle divise come fonti. Fonte proteica, andrò a mangiare del pollo e del petto di pollo normalissimo. Poi carboidrati, andrò a mangiare le patate. Molti dicono le patate alto indice glicemico, quindi solo dopo il workout e cose varie. Boh ragazzi, io le mangio la sera spesso, anche se mi sono andata la mattina non sono mai morta, quindi se volete mangiare mangiatene, anche perché comunque sono molto sazianti
e fanno un sacco di volume, anche se in realtà contengono pochi carboidrati. Vi lascio qua proprio i valori nutrizionali delle patate, perché potete vedere che per 400 grammi praticamente sono più o meno come un 100 grammi di pasta, quindi perfetti. Poi abbiamo l'olio di cocco, che io utilizzo al posto dell'olio normale in padella per non far attaccare il pollo, fonte grassi delle noci e olio. Inoltre, per insaporire tutto, abbiamo le spezzette, e queste le trovate sempre sul sito di Bull Powders insieme a queste cose qua. E poi, come verdura, pomodorini, insalata e carotine. A questo punto, ragazzi, andiamo a cucinare. Ecco, chef, le mangiamo così. Dai, andiamo a cuocerle, dai. Ho sbracato, scusate, a questa. Che fame? Ah, che fame! Hai che hambre! Hai che hambre! Era la formazione. Ed ecco qua, tutto pronto, fatto con le mie manine, patate, pollo, insalatona, poi come fonte di grassi, come vi ho detto, ho pesato le noci. Poi metterò un pochino di olio e questa qua prima non l'ho fatta vedere, però raga, sul pollo mi piace. Poi alla fine, cioè, sono grassi e non è che è deleteria. E io un cucchiaino me la mangio, sinceramente, non credo ammazzi nessuno. Quindi potete utilizzarla come fonte di grassi, basta pesare e non esagerare. Ok ragazzi, anche questa giornata si conclude qua. Avete visto tutto quello che mangio in un giorno? Queste sono tutte le fonti che preferisco e diciamo che è la mia giornata tipo. È quello che alla fine finisco sempre per mangiare quasi le stesse cose, ma perché mi piacciono, sono sane alla fine e io sono soddisfatta così. Però vabbè, aspettate che qualche gelatino poi ci scappa. E niente ragazzi, se tutto ciò è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!